Primo turno di Coppa Italia Serie C e al Neri e Rimini Gubbio. Turnover corposo in vista del campionato per ambedue gli allenatori. Raimondi nel suo 3-5-2 schiera l'Umbro, Ubaldi e Cernigoi in attacco. 4-2-3-1 per Braglia con Greco in porta, Corsinelli, Tozzuolo, Di Marco in difesa. In mediana si rivede Casolari con Chierico che avanza sulla tre quarti assieme a Galeandro e Frei a supporto di Montevago. Al 22esimo Leoncini corre sulla destra e crossa basso. Il velo di Ubaldi libera Cernigoi per un rigore in movimento che vede il centravanti mantovano colpire in pieno il palo, complice anche il ripiegamento di Rosaia. Al 30esimo Chierico gira per Rosaia, palla al limite per Frei che libera il sinistro ma non inquadra la porta. Al minuto 37 ci prova Leoncini dalla distanza, Greco blocca terra. Due minuti dopo duello sulla sinistra tra Galeandro e Tofanari, l'attaccante rosso-blu serve Chierico che dribbla secco Marchesi e prova il tiro a giro, pallone alto. Si chiude così il primo tempo e nonostante la girandola di cambi l'equilibrio regna sovrano sino al 95esimo e 15 secondi quando Jacoponi scala le marce sulla destra, palla bassa al centro per Morra, mancino a incrociare che passa sotto le gambe di Mercati e si infila all'angolino per il gol qualificazione dei romagnoli che nel secondo turno affronteranno il Perugia. Il Gubbio abbandona la competizione e cerca ora riscatto lunedì sera ore 20:45 con la Carrarese al Barbetti per la settima di campionato. Prendi gol alla fine della partita vuol dire che ti rilassi, vuol dire che sei attento, vuol dire che un po' porta un po' in fondo qualcosa che ti può dare importanza, no? Al tuo campionato, davanti in Coppa Italia, perché dà la possibilità di far giocare qualche ragazzo che gioca meno in campionato. C'è servita a capire che abbiamo qualche ragazzo in più da poter impiegare la domenica. Non mi piace molto perdere, infatti sono due partite che mi girano un po' maroni, però ci dobbiamo preparare bene per lunedì e poi giochiamo contro una squadra forte che penso sia fra le prime tre come organico, perciò dobbiamo farci trovare pronti, sarà una grande partita.